sono partite dove ovviamente non bisogna guardare assolutamente la classifica, noi non dobbiamo fare queste cose qua e ci aspettiamo una gara difficile, ovviamente prima di portarla a casa sono tutte difficili, quindi però dobbiamo pensare a fare la nostra partita e mi aspetto una prestazione importante. Non lo conosco personalmente, però tramite amici ho avuto modo di conoscerlo, gli auguro ovviamente dopo la partita con l'Ascoli di vincere tutte. Domani, insomma, è una partita sicuramente particolare per lui, però gli auguro di raggiungere questo obiettivo, ma domani l'Ascoli deve portare 3 punti a casa. Guarda. Una prestazione importante, sotto tutti i punti di vista. Dal punto di vista di recuperi degli infortunati, dobbiamo aspettare credo un 10-15 giorni per averle tutti. Paradossalmente, questa squadra, come dicevo prima ai colleghi, non ha mai avuto voi per qualitativamente dal punto di vista di organico nei giorni di andata e dal punto di vista di infortuni, 5-6 infortuni non si regalano in questa categoria a nessuno, noi purtroppo l'abbiamo fatto fino adesso e però con tutte le difficoltà che abbiamo avuto stiamo ancora là a giocarci, a sognare il primo posto e nel momento in cui abbiamo la possibilità di avere tutti a disposizione sicuramente daremo ancora più continuità ai risultati. È normale, insomma, che in questo momento qua la partita di domani per noi fa parte di una prima partita dell'ultimo blocco di partite e quindi dobbiamo iniziarlo col piede giusto. Ma domenica è uscito perché si è insaccato dal punto di vista proprio del ginocchio dove ha avuto già è stato operato, mi sembra, l'anno scorso e quindi nulla di particolare, però gli condiziona un attimino, insomma, il suo percorso di gara, quindi valutiamo bene domani mattina il da farsi. Tripoli è pronto per giocare e valutiamo ovviamente domani al risveglio muscolare se farlo partire dall'inizio o a partire in corsa. La partita di domani è da vincere, domani ci aspetta una battaglia da portare a casa.